quando inquadro Cusco con la videocamera, lui inizia a cantare. Wow, Dora, la tua videocamera è magica! Forte! Cosa starà cercando di dire? Vediamo. Aiutami, io più non so i miei fratelli dove son. Siamo sempre stati insieme, ma adesso invece no. Davvero sai, mi mancano. I fratellini di Cusco si sono persi e noi dobbiamo trovarli. Raccontaci dei tuoi fratelli, Cusco. My three brothers in una scatola giocavano con dei calzini che favola. Li troveremo, dai Cusco, vedrai. Ti va di venire a cercare i cuccioli insieme a me? Fantastico! Andiamo, andiamo, andiamo tutti in soccorso. Let's go, si va, c'è un salvataggio in corso. Dai, vieni con noi, si va tutti in soccorso. Non credo che sia un cucciolo. Se lo è davvero un cucciolo gigantesco. È un cucciolo? No, è Kate. Ciao, Kate. Scappate! Kate, ma perché stai correndo? Gatti! Che cosa ha detto? Gatti! Sembra che stiano inseguendo Kate col costume da cane. Ehi, Kate, dobbiamo riuscire a scacciare quei gatti. Beh, di sicuro odiano l'acqua. Già, peccato però che non stia piovendo. Ottima idea, Pablo. Oh, sul serio? Useremo il mio braccialetto magico. Serve qualcosa che faccia piovere. Quale ciondolo può far piovere? Esatto, la nuvola. Per far sì che appaia la nuvola della pioggia, dobbiamo dire Magic Cloud. Tu sai dire Magic Cloud? Yes, excellent. Ripeti con noi. Magic Cloud. Più forte. Magic Cloud. Come here, Cloud! Bel lavoro, Dora! Wonderful! L'ultimo cucciolo è andato alla piramide. Tu vedi la piramide? Sì, eccola lì! Sembrava il verso di un cucciolo! Stiamo arrivando, cagnolino! Naya, puoi tirarlo fuori? Yes, of course! Il cucciolo è lì dentro e non sa cosa far. Noi gli diremo dove andar. Segui il sole, è tondo e giallo. Il sole è a sinistra o a destra? Sì, a destra. Devi dire a destra, papi. Corri, corri, corri e vai. Corri, corri più che mai. Corri, corri, corri e vai. Dai, corri, dai, corri, dai, corri. Ok, così. Sinistra oppure a destra? Sì, a sinistra! Devi dire a sinistra, papi! Corri, corri, corri e vai! Dai, corri, dai, corri, dai, corri! Dobbiamo evitare la trappola! Ascolta, la mappa ti guiderà! Vai verso la stella! È quella la via! La stella è a sinistra o a destra? A destra! Devi dire a destra, papi! Corri, corri, corri e vai! Dai, corri, dai, corri, dai, corri! Look! Il cucciolo è riuscito ad uscire dalla piramide! Ottimo lavoro! Abbiamo trovato l'ultimo cucciolo! Evviva! Splendido! Oh, adesso sì che sono felici!
Wow, Dora, tutti i cani sono vestiti! Sì, credo proprio che siamo nel... Benvenute nel mondo dei cani, my friends! Vuoi parlare? Tutti i cani parlano nel mondo dei cani! Forte? Magnifico! Siamo tutti cani qui! Siamo tutti cani qui! Soltanto cani qui! Siamo tutti cani qui! Siamo tutti cani qui! Soltanto cani qui! Nel mondo dei cani! Cani, cani, entusiasmante, alla guida di camion e al ristorante. Siamo grandi, piccini, di razza o meticci. Comunque ogni giorno faremo pasticci. Nel caso però non avessi capito, dal mondo dei cani rimarrai stupito. Siamo tutti cani qui. Siamo tutti cani qui. Soltanto cani qui. Niente guinzagli ma un sacco di ossi. Usiamo il telefono e ancora sapessi, c'è una principessa più bella di un sogno. Ma è del nostro aiuto che adesso ha bisogno. Quei gatti l'hanno messa lì nella torre. Ci manca tanto e il tempo corre. Siamo stati chiari, avete capito? Il mondo dei cani ha bisogno d'aiuto. Ci serve aiuto qui. Ci serve aiuto qui. Ci serve aiuto qui. Aiuto. Sì. Cani, cani, ho una fantastica notizia. Io e le mie amiche siamo qui per salvare la principessa. Gli umani salveranno la principessa da quei gatti ribelli. Urrà! Ehi, Kate, per caso tu vedi qualche gatto in giro? No, vedo soltanto cani. Forse è proprio per questo che i gatti sono ribelli. No, sono ribelli perché sono gatti. Tutti i gatti sono ribelli! Red, no, questo non è vero! Io conosco dei gatti molto buoni e gentili! They are friendly! Magari se gli parliamo libereranno la principessa! Maybe! O forse no, ma per certo dovete fare molta attenzione! I gatti ribelli hanno messo delle trappole sul percorso! Faremo attenzione! Buona fortuna, umane! Kitties! Io sono Dora! E sono amica dei cani e dei gatti. Sono tutti quanti gentili. They are both friendly. Quindi proprio non capiamo perché avete fatto prigioniera la principessa. Volete liberarla, per favore? No! Voi umani siete soltanto amici dei cani. Quindi non potete essere anche amici di noi gatti. Questo non è assolutamente vero. Perché non ne parliamo e cerchiamo... Niente chiacchiere! Rilasciate subito il gomitolo di lana! Un gomitolo di lana? Quanto può essere pericoloso un gomitolo di lana? Oh, oh, è un gomitolo di lana gigante! È molto pericoloso, molto pericoloso! Scappiamo! Gira qui! Buona idea, Dora! Il gomitolo non può svoltare! Questo sembra di sì! È incredibile! A zigzag! Buona idea! Serpentina, serpentina! Il gomitolo non può andare a zigzag! Ci sta andando! Incredible! Saltate su! Giubbotti di salvataggio, così saremo al sicuro! I remi? Niente remi! Dora, non abbiamo i remi! E il gomitolo si avvicina! Che cosa facciamo adesso? My friend, possiamo nuotare a cagnolino! Wow. Very good idea! Dora, Kate, abbiamo bisogno di molta più energia. Ho un'idea. Possiamo chiamare uno dei nostri amici cuccioli con questa applicazione chiama cuccioli. Scegliamone uno. Digger, Rico, Lala o Cusco? Quale cane è più bravo a nuotare? Cusco, giusto. Aiutaci a chiamarlo. Devi dire come, Cusco. Come, Cusco! Sì, ecco Cusco con Pablo! Wow, ma è un gomitolo davvero gigante! Cusco, puoi aiutare i cuccioli a nuotare? Adoro l'acqua! With power! Ora aiutiamo tutti insieme i cuccioli a nuotare. Metti le braccia in avanti e... Nuota, 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 nuota! Sta funzionando! Continua a nuotare! Nuota, nuota! Nuota, nuota! Nuota, nuota! L'abbiamo scampata appena in tempo! E guardate, il gomitolo di lana sta rotolando via! Oh, bene! Sì! Excellent! Sì! Ottimo lavoro, amici! Thank you very much, puppies! You are welcome! Niente, ragazzi! Ciao.
Emma, dobbiamo liberare la principessa cucciola, ma prima bisogna fargli addormentare i gatti. Conosciamo la ninna nanna perfetta, giusto Lala? Oh sì, Emma, ma le fusa dovremo far? Ci servirà il tuo aiuto per far addormentare i gatti e poterli poi superare. Tu sai fare la fusa come un gatto? Ottimo! Devi dire frrrr! Così! Si stanno svegliando! Presto, canta la canzone! Ora canta, fai le fusa con noi! Vai frrrr! Le loro bandiere sui nostri pennoni. Tutto questo è davvero troppo. Non ho mai... Non fa niente, Red. Perdonatela, è davvero agitata. Aiutatemi! Help me! Help me, please! Stiamo arrivando, principessa cucciola. Guardate, siamo di nuovo qui nella torre. E quei gatti ribelli si sono riaddormentati. Ehi, ecco la principessa cucciola. My princess, siamo venuti a salvarvi! Siete tornati, miei coraggiosi eroi! Oh, grazie! Ma dov'è finita la chiave? Il gatto ribelle l'ha messa nel suo portachiavi! Wow, ci sono un sacco di chiavi! Lala, pensi di riuscire a prenderle senza svegliare i gatti? Stanne certo! Per avermi liberata, thank you! Presto, presto, amici! Dobbiamo issare subito la bandiera dei cuccioli, in modo che tutti i cagnolini del mio regno sappiano che possono tornare al palazzo! Subito, vostra reale altezza cucciola! Ancora quei gatti ribelli! Come hanno fatto ad arrivare così in fretta? Non è il momento perfetto per un sonnellino? Oh, buona idea! Se non mi dispiace! Grazie, ma effettivamente ci sentiamo molto riposati adesso e ho portato anche altri amici! Amici? Accidenti, hanno portato tutta la cavalleria felina! Sarà meglio intervenire! Buona idea, Dora! Fai attenzione! My friends! My friends! My friends! Emma! Ricevuto, Dora! Grazie, Emma! Ecco fatto! Bello! E adesso andiamo in fondo alla faccenda. Ditemi esattamente che cosa c'è che non va. Beh, i gatti graffiano sempre tutti i mobili del palazzo. Ma noi siamo gatti, abbiamo un grande bisogno di farci le unghie. Beh, allora, se dicessimo che d'ora in poi l'asta della bandiera è il bastone reale a fila unghie per gatti? Oh, I like it! Mi piace! Prometto che d'ora in avanti tutti i gatti perderanno l'abitudine di farsi le unghie graffiando i mobili reali. Magnifico! Allora, gatti, che cosa c'è dei cani che proprio non sopportate? Beh, dovrebbero smettere di abbaiare. Ci tengono svegli e per noi diventa difficile fare il sonnellino. I gatti adorano dormire, se non lo sapete. Sì, se non dormiamo abbastanza, poi diventiamo molto nervosi. Oh, certo, questo spiega tutto. È verissimo che a noi cani piace tanto abbaiare e capisco che questo vi impedisca di dormire. D'ora in poi faremo del nostro meglio per abbaiare solo quando i gatti sono svegli. Così potremo fare in pace i nostri pisolini. Sì! Ottimo lavoro, amici. Siamo amici. Siamo amici. Urrà!